Ciao a tutte ragazze e benvenute a questo nuovissimo video. In questo video voglio mostrarvi i miei prodotti preferiti di questo 2018. Ormai siamo, oggi è 14, un mese esatto dopo il mio compleanno. E nulla, ho pensato, ecco, ai prodotti che ho utilizzato di più durante quest'anno e quelli che non posso fare a meno. E quindi li ho messi tutti qua dentro questa busta di Sephora. Non tutti sono Sephora, però li ho messi tutti qua e nulla, ve li faccio subito subito vedere. Sono tutti trucco, non c'è niente di skincare o di accessori o altre cose, solo trucco. E iniziamo subito. Allora, come primo prodotto vi voglio mostrare un prodotto che è uscito, ecco, adesso a Natale, che è andato subito subito a ruba, che è questo qui, che è The Sweet Smell of Christmas Treat Lipstick Set, ed è un set appunto di 4 rossetti mini di Too Faced, che io ho appena l'ho visti mi sono subito innamorata, e sono appunto 4 colori, e c'è Pumpkin Spice, Sugar Cookie, Cinnamon Burr e Hot Buttered Rum. E sono tutti questi qua. In poche parole sono due nude, uno sul neutro chiaro, uno un pochino più caldo, un rosso, ecco, appunto tipo lampone scuro, e uno scuretto sul marrone. E tutti hanno un diverso odore e anche un gusto sulle labbra. Se voi fate così sentite subito un sapore dolce. Quindi bellissimo questo kit, se non sbaglio veniva a 27,90, quindi se non anche di meno, e appena l'ho visto l'ho preso, anche da collezione, infatti vedete ce l'ho ancora nella scatola tale e quale, tonso. L'ho usato, ecco, diverse volte, però mi piace conservarlo tale e quale. Poi, come un altro prodotto che prendo ecco a caso, questo fondotinta di Chanel, che adesso non c'è più perché hanno messo il Ten Ultra e hanno tolto il Matte Lumière. Questo qui era il mio fondotinta di Chanel, il Matte Lumière, nella tonalità 40. È un fondotinta bellissimo, ragazze. È in polvere, è opacizzante, allunga la durata del trucco e va anche a coprire dove c'è bisogno. Vi faccio subito vedere come opacizza al volo, senza, ecco appunto, appesantire. Infatti a me piace un sacco questo fondotinta. Lasciamo perdere che io ho una sana fissa per i prodotti di Chanel, però questo qui è il top di fondotinta in polvere. Adesso, quando mi finirà, comprerò la ricarica del nuovo Ten Ultra, che è anche molto buono, l'ho provato e nulla, continuerò ad usare questo fondotinta di Chanel compatto. Dopodiché ho preso anche questa qui, che è la palette di illuminanti di Glam Glow, che mi fa impazzire sia per l'odore, non tanto quanto per la resa sul viso, che veramente ne ho di altri molto più sparaflescianti. Per l'odore, se voi avete qualcosa di Glam Glow tipo maschere o creme, è lo stesso odore. E poi anche per il pack, che è veramente molto molto bello, come vedete, si presenta in questa palette di gomma plastica. E questo qui è il pack, ecco, primario della scatola. Ci sono, ecco appunto, quattro, tre colori, uno perla chiaro e uno dorato. Faccio subito rivedere. Uno perla chiaro, che è questo qui. Uno dorato e uno un po' più bronzo. E questi qui sono le swatches. Non so se riuscite bene a vedere. Sono molto molto belli. Tra l'altro hanno acido ialuronico all'interno, quindi sono anche un pochino, ecco, trattamento, perché non sono illuminanti e basta, sono degli illuminanti di Glam Glow, ragazze. E nella lista dei prodotti non c'è solo Glam Glow, ma abbiamo anche altri prodotti, un altro prodotto che è questo qui, che vi faccio subito vedere, che è il setting spray. Adesso io l'ho finito e l'ho riempito con un setting spray che avevo di Boscia, che non mi piaceva l'erogatore nel pack, e l'ho messo qui dentro perché mi fa impazzire come nebulizza tipo a
Avete presente quel vapore che esce nei bar quando è estate, che si sente quella brezza, così, esattamente così esce, quindi mi fa impazzire, ma il setting spray vero e proprio di Glam Glow mi piace un sacco ed è un prodotto che sicuramente ricomprerò adesso quando finisco i miei setting spray perché ne ho diversi, perché anche per i setting spray ho una sana fissa, quindi ne compro tanti, tanti, tanti. Poi un altro prodotto che ho amato quest'anno è stata la cipria di Too Faced. Questa qui è la Peach Perfect, che è la mia cipria preferita della vita. E ve ne ho parlato in diversi video. È una cipria che mi piace un sacco, davvero. È super super sottile, impalpabile, è super levicante, allunga la durata del trucco, opacizza, veramente bellissima, ragazze. E questa qui sicuramente è un altro prodotto che ricomprerò appena mi finisce. Poi un altro fondotinta, sempre per rimanere in tema Chanel, è Le Beige di Chanel, che è un fondotinta che ho riscoperto perché ce l'avevo lì davanti e ho detto usiamolo. Questo qui è appunto Le Beige nella tonalità 50, è un fondotinta veramente ottimo, ragazze. A parte l'odore che è magnifico, come tutti i prodotti, il fondotinta Chanel dà un effetto sulla pelle, ragazze, super bello, naturale, levicato, allunga la durata cioè ha una lunga durata, quindi vi dura tutto il giorno, si lucida un pochino, sì, però vale veramente la pena. Io lo abbinavo alla cipria e a un altro prodotto che vi farò vedere adesso tra poco, però super super promosso, è un fondotinta con la F maiuscola. Peccato per il prezzo perché comunque costa 50,90 euro. Però un fondotinta ottimo. L'altro prodotto cui abbinavo appunto il fondotinta è il correttore di Mulac. Questo qui è il Dorian Concealer. Io l'ho comprato nella tonalità 02 Self Obsessed e mi è piaciuto tanto. È un correttore che uso nel quotidiano, mi piace come mi illumina il contorno occhi, non mi secca, non mi segna. Lo uso sia abbinato alla mia cipria Peach Perfect o abbinato alla sua di cipria e mi piace molto. E tendevo a fare la base con questi tre prodottini e mi trovavo super 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 bene, quindi sono dei prodotti che vi consiglio vivamente di provare, sono ottimi, ragazze. Poi dopodiché vi faccio vedere un altro prodotto che uso ormai da quando più o meno è uscito, che è la pomata di Kat Von D. Questa qui è la Super Brow Pomade nella tonalità Dark Brown, che è tra l'altro quella che indosso anche adesso, e vedete è intatta da questa mattina alle 10 e mi piace veramente un sacco. È super super facile da applicare, da usare, dura tutto il giorno, non si sposta, non si secca, che questa è la cosa positiva, e dura un sacco, cioè guardate, sembra ancora nuova. E mi piace in questa tonalità, ma anche la tonalità Walnut mi piace un sacco quando voglio le sopracciglia ancora più scure. Come vedete, i capelli molto molto neri, quindi a volte le porto così, con questa tonalità che è Dark Brown, e altre volte le porto ancora più scure con la tonalità Walnut. Poi dopodiché ho scoperto l'eyeliner della vita, che è questo qui, che è il Pretty Easy Liquid Eyelining Pen di Clinique, che è un eyeliner buonissimo, che tra l'altro è quello che indosso anche adesso. È super super bello, ragazze, perché la punta con i peletti veri e propri come il tattoo liner di Kat Von D, è super maneggevole da applicare, da fare la linea, è preciso, dura tutto il giorno, ottimo ottimo ottimo, uno tra i migliori eyeliner che io abbia provato, e poi costa 22 euro, quindi manco tanto. Poi è Clinique, quindi ottimo per appunto gli occhi. E poi volevo farvi vedere un prodotto, diciamo il prodotto dell'anno, anche se è uscito quasi a fine anno 2018, la palette di Essence.
Uda, che sicuramente vi farò un video a sé per questa palette, perché merita veramente di fare che faccia io un video a parte. È una palette che ormai è finita da prima di Natale in negozio, ancora non c'è tornata, quindi ho detto meno male che me l'hanno regalata per il mio compleanno le mie carissime colleghe. Ed è questa qui la palette. E aspettate che copro lo specchio. Questi qui sono i colori. Questi qua sono i miei preferiti, sono dei glitter pressati che io vado ad applicare su tutta la palpebra. E mi piacciono tutti i colori. Questo qui è un correttore che non uso tantissimo, però non è manco tanto sbagliata la scelta di averlo inserito. Potete andare ad applicarlo per fare una cut crease su tutto l'occhio, ecco. Ottimo. Questi qua non sono glitter, ma sono ombretti, ecco, metallizzati. Vedete? Se voi mettete prima il correttore e poi andate ad applicare questi ombretti, avrete appunto un effetto ancora più pop, molto più intenso sulla palpebra, quindi ottimo, 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 ragazze. Veramente una palette bellissima, penso sia la mia palette preferita del 2018, cioè anche se uscita sul tardi nel 2018 ha preso il posto della mia palette preferita del 2018, perché è proprio bella, bella proprio a primo impatto, voi la vedete e dite wow, è proprio bella. E niente, andando avanti, un altro mio prodotto preferito della vita è questo qui, che è il fondotinta di Too Faced, è il Peach Perfect, che è il mio fondotinta della vita. Io lo amo da impazzire, è un fondotinta super leggero, a lunga durata, dura tutto il giorno, non si lucida, mi levica. Non so se adesso voi notate che il fondotinta che ho messo oggi mi va un pochino ad evidenziare di più le cicatrici, questo fondotinta no. Piace veramente tanto, super super consigliato, soprattutto in combo alla sua cipria e al primer, che sono dei prodotti ottimi, ragazzi. Io mi sento veramente di consigliarvi perché mi piacciono davvero. E niente, e siamo arrivati ormai agli ultimi due prodottini. Ne ho tanti altri, ma questi sono quelli che ho subito preso senza pensarci due volte. E sono il mascara di Clio, che è il Dark Love. È un mascara che ho preso quando appunto c'è stato il Clio Pop-Up qui a Roma, Piazza di Spagna. E mi è piaciuto subito appena l'ho applicato lì in negozio. E è un mascara che però con il tempo migliora, perché ha una consistenza che poi va ad asciugarsi e viene meglio sulle ciglia. E se non sbaglio l'ho pagato 13,90 €, ha uno scovolino cicciotto, ecco, un pochino a clessidra, che va a raccogliere tutte le ciglia. Un nero intenso, mi piace questo mascara, è il mascara che sto utilizzando da poco, e dico da poco, nell'ultimo periodo, da quando l'ho preso tutti i giorni, e mi trovo molto molto bene e mi sento di consigliarlo. E poi per finire, questo è il mio rossetto preferito del 2018, che è il Genie in a Bottle della collezione Cali Collection di Mulac, che è un rossetto, ragazze, che voi non potete capire quanto sia bello. Vi farò un video, promesso, solo dove vi parlo di questo rossetto e ve lo applico sulle labbra e vi faccio vedere l'effetto. Però è stupendo questo rossetto ed è il mio rossetto preferito di questo 2018, anche se l'ho comprato, ecco, è uscito a dicembre, fa parte però del 2018. Super super consigliato, mi piace un sacco, ma d'altronde, come potete vedere, ho diversi prodotti Mulac che mi piacciono. L'unica cosa che mi piace tanto è il fondotinta, e quello sì. Però per il resto tutte le altre cose di Mulac mi piacciono un sacco, ragazze. E niente, fatemi sapere se qualcosa dei prodotti che vi ho mostrato li avete provati, non li avete provati, vi piacciono, non vi piacciono. E nulla, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!